tutto pronto per il penultimo match di giornata. Si gioca la Major con subito il tiro di Kakashi, che però si spegne sulla respinta di Frank Natale. Si gioca a Imt contro Real Madrid, una sfida molto interessante per i due capitani, Cole e Bovier, che sono sicuramente due tra i capitani, tra i giocatori più interessanti dal punto di vista di carisma e di presenza nel nostro torneo. Il Madrid vuole riscattare un inizio stagione difficile, due sconfitte su due partite giocate, mentre per la Imt 4 punti, una vittoria, 1-0, un pareggio 1-1. Squadra che nettamente vada prima alla fase difensiva, come ci ha detto già prima di questo match, mentre però c'è subito il gol dell'1-0 per il Real Madrid, che passa avanti al secondo tiro della partita con Pezzella, che trova anche una deviazione amica e trova l'1-0 per i bianchi del Cole, che qui si devono difendere dal tiro diretto di Nonno, palla fuori. Andiamo a leggere la formazione del Madrid con Calenda a porta, difesa con Cole, poi c'è Traversino, Pezzella, Cacace, Meloni, Basso a completare gli otto in campo. Per quanto riguarda la Imt, Frank Natale a porta, San Marco, Castaldo, Casizzone, Pacella se non mi sbaglio, Nunziata, Bovier e Nonno. Palla lunga, Bovier prova a mettere il fisico sul Cole, che però riesce a difendere in maniera molto attenta. Poi il pallone di Nunziata, che cerca di gestirla ma la perde. Meloni in aria, palla fuori per Pezzella, deviazione, palla che resta lì, alla fine allontana proprio Nunziata sul Cole, che quasi rischia anche di farsi male. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Imt, cross teso, tocca Cole, allora ancora calcio d'angolo. Arriva il cross sempre basso, Takashi allontana, la rimessa laterale per la Imt. Arriva il pallone dentro per Bovier, che aveva messo bene il fisico ma non è riuscito a controllare il pallone. Poi controllo di fondo schiena di Basso. Frank Natale apre molto bene con i piedi, sale la Imt sulla sinistra. Pallone centrale, Cole chiude, doppia deviazione, palla che arriva a Calenda. Traversino, Pezzella, apertura a destra. Palla centrale per Kakashi, arriva sul pallone lui. Poi prova a superare anche un altro avversario, chiuso. Alla fine riesce a metterla dentro, Basso, sponda e si mangia il pallone. Traversino, questa era una grande occasione. Occhio qui all'errore in fase di impostazione tra San Marco e Frank. Stava rischiando di mettere in porta Meloni, Frank si è fatto trovare presente. San Marco, palla dentro, deviazione, Kakashi. Ancora rimessa per il Madrid, Meloni controlla bene, la mantiene in campo. Poi punta l'avversario, se la sposta, cerca il taglio di Basso, chiuso. Allora palla ancora all'indietro, un lancio lungo, Kakashi chiude, arriva sul pallone ma la perde. Nonno controlla, palla per Bovier che se la porta a Piazza, palla fuori. Calenda con lancio lungo di testa, San Marco, il pallone messo giù da Nonno che si gira bene, poi viene chiuso, apre bene per Pacella che punta, prova con la punta, Calenda riesce in bagher a dire di no. Pezzella dall'altra parte controlla, ma Castaldo protegge bene, poi rischia, Basso gliela porta quasi via. San Marco, alla fine esce la Imt. San Marco apertura, sbagliato. Carmine, dove sei? Pallone dentro, Basso non arriva.
Traversino prova a rimescolare avanti. Natale. Palla su Bovier, che quasi controlla. Una palla difficile. Pezzella palleggia in mezzo al campo, si gira bene, poi c'è fallo su di lui. Punizione, va a battere Kakashe con il sinistro. Parte lui, sinistro sulla barriera, palla fuori. Palla lunga, basso, non controlla. Controlla, la mantiene in campo però Casizzone, poi Kakashe. Riesce ad allargare ma non trova compagni. Allora rimessa per la Imt. Palla lunga, Kakashe di testa. Poi San Marco sempre con le mani. Sempre lunga. Kakashe mette in calcio d'angolo. Palla dentro, Bovier a vuoto. Nunziata dietro, alza troppo la mira. Che occasione questa per l'1-1. Ricordiamo il risultato. Vantaggio per il Real Madrid col gol di Pezzella a inizio gara. Carbone con le mani. Palla lunga, casizzone di testa. Nunziata anche, Carbone mette il piede. Poi la palla dall'altra parte con Traversino che se la dimentica. Nonno allarga. Il pallone poi dall'altra parte con Meloni che non arriva prima di San Marco. La mantiene in campo, poi un paio di rimpalli. Ancora Meloni. Servito Traversino, Kakashe di prima in avanti. Escono bene i ragazzi del Madrid con Pezzella che però viene chiuso, poi ritrova il pallone. Alla fine c'è fallo. Punizione. Pezzella sul punto di battuta. Su il gol che il momento porta avanti 1-0 il Madrid. Parte lui col destro, Frank. Con i pugni. Rimessa con le mani per il Madrid. Carbone. Basso, la prolunga, allontana Castaldo. Non può arrivare Bovier. Calenda lungo. Poi Pacella, la ritrova basso, finta, sinistro, deviato in fallo laterale. Laterale, respinta già. Allora Kakashe protegge la rimessa con le mani. Per la Imt. Pallone recuperato da Traversino. Tacco per servire Meloni. Buona la giocata. Poi palla dentro per Pezzella di prima per Meloni che apre di prima per Basso. Appoggia su Carbone. Dentro il pallone per Meloni. Azione bellissima. Rovinata sul più bello. Riparte da Calenda. Pallone per Meloni. Pressato, prova a girarsi, passa in mezzo a due, ancora Meloni resiste, Pezzella 1-2, si chiude, Meloni dentro, Pezzella non controlla, poi Frank colpito in faccia da Basso. Calcio d'angolo per il Madrid, arriva il fischio, palla fuori, Traversino di nuovo per Meloni che la mette dentro, al volo Basso, ribattuto, palla fuori. Palla dentro, sempre Castaldo di testa, sul pallone arriva Nonno, Bovier prova a far correre Casizzone senza riuscirci, arriva Basso sul pallone, palla all'indietro, Kakashe, controlla, poi però subisce fallo. Kakashe, col sinistro, parte lui, palla che passa tra la barriera. Arriva lenta tra le braccia di Frank, che lungo va da Nonno, che poi tocca di mano, c'è fallo.
Frank per nonno, per Rocco. Nonno ora gioca in avanti, è uscito Bovier. Castaldo, apertura per Battiloro. Rocco ancora a destra. Nonno lascia lì col tacco, poi Nunziata non ci arriva. Rocco combatte, Meloni recupera. Cacace, si crea lo spazio, poi si allunga un po' troppo. Frank, batti loro. Centrale, il pallone Nunziata, poi Castaldo, palleggio un po' difficile. Castaldo poi mette calma e guadagna rimessa al fondo. Ah, occhio alla palla che resta lì! E nonno mette fuori sul buco del Cole. Grande occasione per l'1-1. Resta in vantaggio il Madrink. Carbone. Sale lui. Pallone per Basso che di prima la gira. Esce Frank. Non era male come idea. Pallone per Casizzone. Nunziata. Di prima. Palla dentro per nonno. Che può calciare. Palla fuori. Meloni chiuso da nonno. Anzi da Rocco. Palo laterale per lui. Pallone dall'altra parte con Cacace che cade, non c'è nulla. Batti loro. Palla dall'altra parte. Rocco, centrale, rischioso. Palla che arriva comunque a Casizzone. Poi batti loro. Rientra, contrasto, palla tra le braccia di Calenda. Carbone, porta palla su. Poi Meloni, contrasto con Rocco regolare, poi di testa. Arriva pallone a Battiloro che la allunga per Casizzone. Palla dietro per Pacella che arriva con il destro, finta, va sul sinistro. Battiloro può calciare, ci prova, ribattuto. Palla che esce, rimessa da Madrink. Palla lunga su Cacace che fa passare, chiuso sul più bello, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, arriva il cross, testa di Rocco, poi Casizzone mette giù molto bene, prova a ripartire, chiuso da Carbone, si è fatto male Casizzone. Calcio di punizione per la IMT con infortunio per Casizzone. Portiere, gioco! Ragazzi, riprendiamo! Arriva il fischio. Salvo! Si riparte. San Marco. Castaldo. Nonno, deviazione, laterale per la IMT. Batti loro, nonno, Carbone chiude, palla che resta lì, esce bene Carbone. Palla per Pezzella che la perde. Ancora San Marco. Castaldo, alla fuori. Basso di tacco per Pezzella che calcia, palla fuori. Rocco, pallone per Castaldo, apertura sbagliata, arretrata per San Marco, palla persa, rimessa con le mani per il Madrink che conduce sempre 1-0. Pezzella la gira di testa, poi palla in avanti. Carbone, palla che esce, si prende la rimessa con le mani. Palla su con le mani, Pezzella la mette giù, la gira, chiuso, batti loro, Castaldo.
pallone per Pezzella che la mette, guadagna ancora la rimessa laterale, pallone di testa colpito da Carbone, Natale va al lancio lungo su Nonno, uno contro uno con il Cole, Nonno la gira alla Osimhen, palla fuori, Carbone con lancio lungo, Pezzella controlla ma la perde, Pacella servito a destra, Annunziata che prova a lanciarsi contro traversino, riesce comunque a tenere possesso del pallone la Imt, palla che però esce e rimessa Madrink, e allora testa di Rocco, piede di Castaldo, palla che resta lì, Meloni basso, palla fuori clamorosa a porta vuota, non riesce a spingere in porta, basso il pallone che si spegne sul fondo. Castaldo. Batti loro sulla fascia come gli è suggerito dal compagno, però trova prima l'opposizione di un avversario, poi trova San Marco che viene chiuso da Cacace. Finta di Cacace in mezzo al campo, si libera lo spazio, pallone dentro, doppio velo in volontà. Frank apre. Rocco centrale per il tocco di Pacella che trova Nonno. Nonno si gira ma viene chiuso. San Marco calcia addosso a Carbone. Poi Pezzella, 1-2 con basso, non si chiude. Batti loro, porta palla su e apre per Pacella, uscito male Carbone. Calenda si ritrova il pallone lì. 2 minuti al termine del primo tempo. Cacace. Palla da Cole, che apre a sua volta per traversino. Porta palla. Palla dentro per Meloni, che non riesce ad agganciare una buona palla. Batti loro. San Marco. Palla centrale per Pacella. Bella azione. Pacella. Porta palla. Allarga per Nunziata. Male. Era una buona occasione. Carbone. Sale lui. Va in verticale trovando basso. Palla dentro per Pezzella. L'aggancio non precisissimo. Frank apre per San Marco che appoggia per Batti loro. Ancora San Marco. 1-2. Bella azione ancora della Imt che esce bene. San Marco appoggia per Nonno. Chiuso sul più bello. E poi Cacace mette palla in fallo laterale. Con le mani batti loro. Va diretto in area, anzi no, gioca su Pacella. Poi ancora batti loro. Chiuso. Batti loro ancora. Alla fine parte in contropiede il Madrink. Cacace si allarga. Palla dentro tra le braccia di Frank. Che poi va da questa parte ancora. Sono in due, Pacella e San Marco. Va Pacella. Porta palla ma viene chiuso alla fine. Cacace. Si prende il fallo. Meloni lungo, esce Frank. Pezzella. Nonno. Recupera la Imt che prova a ripartire. San Marco. Porta palla, tocca per Batti loro. Poggia dietro per Nonno. Calcia col destro, deviazione. Palla fuori. Cross in mezzo, con la mano Calenda la toglie dalla testa di un avversario. Arriva il fischio finale del primo tempo, 1-0 Madrink dopo i primi 25 minuti. Vuoi li faccio per e per? Però schioppa! Traversa! Tutto pronto per il secondo tempo di Aimt Real Madrid, risultato 0-1, gol di Pezzella per la squadra del Cole che per il momento conduce di una sola lunghezza sopra gli avversari. Aimt che però hanno avuto le occasioni per trovare il gol dell'1-1,
dopo un primo tempo tutto sommato molto equilibrato, come ci si aspettava. Rientra Bovier in questa seconda frazione di gioco. È rientrato anche Casizzone, è uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio. Destro di Nonno. Alla cash. Rocco. Ci sono. Nunziata. Apertura su Casizzone. Porta palla, tocca per un compagno. Casizzone sembra che non ce la faccia, infatti esce di nuovo. Fa male il ginocchio. Speriamo per lui niente di grave, ovviamente. Cacace di testa. Basso. Questo nuovo ruolo di questa edizione d'attaccante, Basso se la sta cavando anche molto bene. Carbone. Porta palla. Va verso il centro, apre per Meloni che va dentro. Va direttamente dalle braccia di Frank. E poi prova il lancio lungo. Facile preda di Traversino che ha un ottimo aggancio. Poi forse Mani, si continua a giocare, c'è fallo di Cacace. Si gioca. Dall'altra parte Pascella contro Cacace, chiuso da quest'ultimo. Palla dentro, Traversino col petto, poi allontana come può. Rimessa ancora per la Imt. Stavolta va San Marco a battere. Pallone dentro, Cacace di testa. Poi altra palla messa dentro, Bovier. Alto. Sempre in agguato Bovier in queste occasioni. Stavolta però non trova la porta. Calenda lungo, a vuoto tutti. Rocco con le mani. Traversino di petto. Ancora rimessa. Rocco. Batti loro, forse col tocco con la mano. Arriva il fischio. Cole. Meloni. Porta palla. Palla dentro, basso. Ancora Meloni, calcia alto. Rocco, lunga verso Bovier. Non arriva sul pallone. La punta della Imt. Calenda, cerca Meloni, anticipato da Nonno. Poi pallone per Battiloro. Torna dietro l'Annunziata che fa passare per Frank. Lancio lungo. Testa di Carbone, arriva però sul pallone Bovier che prova a prendersi una rimessa, la palla esce, è la sua la rimessa. Pallone per Nonno, si gira, appoggia, batti loro, poi doppio rimpallo, Cacace alza il campanile, testa di Rocco, c'è Nonno che ha un po' di spazio, col destro, Calenda, Bovier in aria, segna! Sempre Enrico Bovier, 1-1, la pareggia la Imt, sempre col numero 10, sempre col suo capitano, la sua punta, che si fa sempre trovare pronto in queste occasioni. Pazzo sì, ma pazzo per Bovier. Pazzi per Bovier allo Sbordone League, è 1-1, pareggia la Imt. Cacace, prova, la botta! Frank, vola. Meloni, crossa. Se l'era chiamata Frank, gliel'ha tolta Annunziata. E allora rimessa laterale sempre per il Madrink. Carbone, palla dentro, testa di San Marco. Arriva Traversino al limite, calcia. Poi Meloni, pallone, un calcio d'angolo. Intervento VAR, calcio di rigore sull'intervento sicuramente scomposto di Rocco. Ma l'ho toccato qua, ma ha fatto così. Palla, braccio larghissimo di Rocco. Calcio di rigore per il Madrink. Cacace fa riportare avanti i suoi sul 2-1. Cacace contro Frank. Arriva il fischio. Parte Frank, spiazzato Frank, parte Cacace, spiazzato Frank.
2-1 passa di nuovo avanti. Però ovviamente il tempo perso con la VAR. Il Madrink è durato pochissimo il pareggio della Imt. Nonno calcia, palla fuori, si riparte dunque sul risultato di 2-1 per il Madrink che torna in vantaggio nemmeno un minuto dopo il gol del pareggio di Bovier. Calcio di rigore, mentre qui c'era a terra un avversario, palla dentro di basso, c'è Pezzella che piazza, doppia deviazione, autogol clamoroso di Nunziata, 3-1 dopo il rimpallo, la palla sul piede di Nunziata che frega il proprio portiere Frank e porta il Madrink sul 3-1, 1-2 che a livello mentale può essere pesantissimo da superare per la Imt in un minuto, da 1-1 a 3-1 sotto, mentre basso calcia, messa con le mani Carbone, con le mani, palla dentro, Nunziata di testa, resta lì il pallone con Basso che salta, poi c'è Bovier che la gioca col tacco per Pacella che riesce a mantenerla in campo, poi Carbone combatte, la palla è fuori, rimessa per Pacella. San Marco, Nonno, batti loro in avanti, Cacace allontana. Frank, palla lunga, troppo corta, anzi destro, alto di Pezzella, questa è un'altra buona occasione. Nunziata allarga su San Marco che ci arriva. San Marco, palla dentro, Bovier di prima, il pallone col destro traversa, poi Calenda se la spinge in porta. Che gol, che azione della Imt, gol di Pacella. La sponda di Bovier, il tiro secco di Pacella sulla traversa, se non sbaglio, poi la palla rimbalzata sulla schiena di Calenda ed è entrata in porta. Cacace col sinistro fuori. Partita bellissima, 3-2 risultato per il Madrink. Rocco, palla su, intercettata da Cacace, Meloni, porta palla, finta col tacco, bella giocata. Poi Cacace se la tolgono a vicenda, alla fine Pezzella. Palla dentro, ribattuto, ancora Pezzella a combattere, recupera Battiloro, si gira bene, poi non ha soluzioni, deve tornare indietro da San Marco. Ancora San Marco, l'ultimo a toccare lui. C'è fallo qui in attacco di Basso. Nunziata, apertura per Rocco che ha un po' di spazio. Frank, Nunziata, palla su, Pacella stoppa, apre per San Marco. San Marco, palla per Nonno che si gira benissimo, poi la palla non passa di ritorno a San Marco e allora Cacace, poi la rimessa laterale è per il Madrid. Carbone, palla per Basso, San Marco si stampa su Carbone, si continua, Nonno non aggancia bene, allora Calenda, palla lunga, testa, c'è fallo ancora in attacco. Nunziata, palla su, Cacace di testa, apre bene per Traversino che poi prova a cercare la palla lunga, Nunziata non perfetto, alla fine arriva San Marco a liberare, Nonno non trova contatto col pallone che esce, rimessa laterale, Cacace ha un po' di spazio, si gira, Nonno da dietro, c'è fallo ma si continua il vantaggio con Cacace che va a tirare, palla fuori. Pacella, palla centrale per Rocco, anzi Battiloro, sono praticamente uguali. Pacella non riesce a regolare, palla su Pezzella che protegge col fisico, palla su per Basso, Cacace, la palla non è uscita, Cacace
dall'altra parte, traversino, controlla, va sul destro, prova a cercare l'imbucata, recupera Nonno con un fallo. In tre sul punto di battuta, Cacace, traversino e Meloni. Per il Madrink se ne allontana però traversino. Va Meloni col destro, palla che passa. Frank riesce a dire di no, poi tiro ribattuto. C'è ancora Meloni. Va via in mezzo a due, gran giocata. E poi arriva la chiusura di Pacella. Poi ancora Meloni. Palla dentro al volo basso. Ancora Frank. Poi calcione. Si continua a giocare. Bovier. Pallone sulla fascia per l'arrivo di Battiloro. Ci arriva prima basso. Si scontrano. Palla fuori. Era Carbone, non basso, arrivare sul pallone prima di Battiloro. Mentre c'è un altro cambio, c'è Nunziata, entra Castaldo per la Imt. Si può riprendere. Basso, controlla non bene, ma ritorna sul pallone. Poi palla persa, rimessa con le mani per la Imt. Nonno la fa passare, Battiloro prova, palla fuori. Meloni rientra, supera un avversario, poi punta Battiloro, prova a saltare anche lui, ci riesce, risupera anche il ritorno di Nonno che poi alla fine recupera palla. Ancora Nonno, la perde, c'è fallo. Pacella stoppa, apre per San Marco. San Marco va via, supera anche Carbone, poi messo giù, si continua. Palla poi troppo esterna su Carbone che non può arrivare. Allora San Marco con le mani porta palla lui e poi la dà lunga. Attenzione, contatto tra Cole e Bovier. Pallone per Meloni. Testa di Pezzella. Cacace chiuso. Con Rocco che non evita. La rimessa con le mani. Meloni palleggia, tacco, traversino. Veloce là, perché aspetta, arriva l'uomo. Hai ragione, c'è fallo su Pezzella. Pronto Pezzella a battere questo calcio di punizione. Arriva il fischio di Schioppa. Pezzella alto. Nel frattempo è iniziato l'ultimo match di questa terza settimana della 22esima edizione dello Sbordone League. In Elite si gioca Enigma contro Wimbledon sull'altro campo. Potete vedere sullo sfondo in contemporanea. Mentre Nonno va via, arriva sul fondo, palla dentro. C'è Rocco che ritorna sul pallone, Pacella la mette dentro. Deviazione in rimessa laterale. Ancora con le mani la Imt prova a far salire i suoi. Si ritorna però indietro da Castaldo. Stoppa e poi prova a metterla lunga. Ancora rimessa per la Imt. Sponda di Battiloro per San Marco che supera un avversario. Poi arriva Cacace che prova a proteggere l'uscita del pallone che non esce. Cacace la gestisce benissimo. Poi rischia un po', alla fine svirgola in rimessa. Laterale per la Imt con Nonno. Battiloro. Ancora rimessa a Imt, sempre Nonno a batterla. Pallone che arriva in area, Cacace di testa, la mette in angolo. Angolo. Battiloro, palla fuori. Rocco con tanto spazio. Calcia Rocco, deviazione sotto porta del Cole. Battiloro a battere l'angolo, il cross in mezzo, Calenda a vuoto, sul secondo palo non arriva però nessuno. Carbone lunga, testa di Nonno, ancora Carbone, la svirgola, rimessa con le mani per la Imt che cerca di premere sull'acceleratore in questo forcing finale, anche se manca ancora abbastanza. Nonno
prova a girarla e trova il 3-3. Nonno trova l'angolo giusto e buca Calenda. 3-3, pareggio a Imt. Tutto pronto per ricominciare questo match. Kakashi, ancora Frank a volare e a toccare con la mano in angolo. Sempre 3-3. Quanto manca Schioppa? Quanto manca Schioppa? 5 più recupero al termine. Risultato di 3-3 tra Imt e Madrink. Bovier sicuramente non ha tra le sue qualità la velocità. Calenda, Carbone, pallone sul lungo, linea sbagliata. Castaldo, pressato, la gioca con calma. Batti l'oro con uno stop sicuramente da tachicardia per la Imt. Rocco in avanti, non trova Nonno. Meloni, pressato, porta palla verso il centro, poi la lascia lì per Kakashi che fa passare per traversino. Sale lui, traversino, porta palla ancora, poi appoggia dito per Kakashi che ha un po' di spazio, potrebbe andare anche al tiro. Kakashi ancora, si ferma, poi recupera Pacella che poi prova addirittura il tiro che aveva visto Calenda fuori dai pali. Si ritorna a giocare con Kakashi che controlla con qualche difficoltà la mantiene in campo. Pezzella, Pezzella prova a cambiare, chiude Rocco, sul pallone arriva Nonno che ha un ottimo aggancio, poi Pezzella. Pezzella sempre, finta di cross e palla allargata su Carbone che viene però chiuso. La rimessa è di Carbone che con le mani la mette dentro. Boss, boa basso, occhio qui, altri contatti. Bovier, Nonno, porta palla, subisce un calcione, resiste, pallone per Bovier in aria, finta, palla dentro, incredibile. Rocco si è divorato il gol del 4-3. Si riprende a giocare. Meloni, traversino, palla per Kakashi, la perde, poi la ritrova, si continua a giocare e interviene San Marco dietro. Si continua ancora a giocare, ovviamente adesso ritmi alti. Kakashi basso, 1-2, recupera palla e posizione San Marco che poi prova il lancio lungo ma trova solo Pezzella. Sul pallone arriva Rocco che lancia, Nonno, 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 finta, chiuso, poi batti l'oro, palla per Bovier, stop, finta, non riesce a calciare. Poi arriva Carbone in chiusura, recupera palla, trattenuta, fallo. Basso, si gira bene, passa, poi allunga, in scivolata la chiusura, Frank, palla verso Nonno. Finta, supera traversino e allarga l'altra parte. Pacella su Bovier, mette il fisico, non c'è nulla, si continua a giocare. Pezzella, Pezzella per basso, doppio rimpallo. Traversino lungo, Rocco, batti l'oro, palla per Bovier, in aria, chiude tutto traversino con un gran salvataggio. La palla sta uscendo, Calenda evita l'angolo, occhio però la parte vuota, Nunziata, palla dentro, Cole, salva tutto. Si sta avendo una... Intanto c'è cambio rimessa. Meloni si sta raggiungendo un livello veramente alto in questa partita, bellissima dal punto di vista calcistico ma bellissima anche da qualsiasi altro punto di vista. Frank la stoppa, pallone su Battiloro, troppo lungo, traversino col tacco, gran chiusura, serve anche Meloni che poi riparte, guarda faccia la porta, poi Nonno chiude, Meloni ancora per Pezzella, tocco dietro per traversino, sempre per Meloni, arriva l'anticipo di Rocco, c'è basso, Kakashi si gira, chiude Rocco e la palla non esce,
Frank, l'avanti in campo. Tre minuti da questo momento per il termine tacco di Bovier, un po' troppo lungo. Calenda, lunga, Meloni di testa, la sfiora, Cacace, alza il pallone, Carbone, la mette giù per Meloni, ancora Meloni, se la porta sul destro, calcia, Frank se la ritrova lì, riesce a dire di no, poi ancora, Carbone, appoggia fuori, basso, finta, rischia tutto e sbaglia tutto. Nunziata per la ripartenza, chiuso in fallo laterale. Laterale per la Imt. Nonno, controlla. Chiuso, non riesce a passare, basso. Palla lunga, non c'è nessuno. Frank, entrambe le squadre vogliono vincere questo match. Pallone per Rocco. Dietro per Castaldo. Porta palla. E allarga per San Marco, che ha un po' di spazio. Palla centrale, Nonno, si gira. Nonno, Nonno, calcia, deviazione, Cole, prima di Bovier. E poi Pezzella allontana. C'è ancora Rocco che mette in fallo laterale. Meloni con le mani. Vieni facile Marco. Pezzella, ancora Meloni con l'intervento in scivolata. Pericoloso sicuramente. Di Rocco, Meloni, palla dentro, che passa e sfiora il palo. Un minuto al termine di questo match. Frank Natale lascia la battuta a Castaldo. Palla su, batti loro la sfiora. Bovier, occhio, può arrivare, Bovier, Calenda para, ancora Bovier, in aria, palla dentro, salvataggio sulla linea, poi c'è Nunziata, che crolla al suolo, riparte Carbone, c'è fallo e c'è fallo. Una delle ultime azioni, Meloni pronto a metterla dentro. Meloni, parte il cross, testa e calcio d'angolo, non è finita. Altro calcio piazzato, va sempre Meloni. Palla su Cacace, 1-2 con Meloni. Dentro ancora per Cacace, laterale. Traversino, si continua a giocare. Meloni, anticipato. Pallone dentro, Nonno chiude, arriva. Il fischio finale, finisce. 3-3, un super match tra Imt e Madrink, finisce in parità. Allora, finisce il match. Vabbè, parla là, vai. Finisce il match Madrink a Imt. È stato un match bellissimo, come ci si aspettava, anche molto divertente, devo dire la verità. Anche grazie al Cole. Partiamo da Nonno. 3-3, secondo pareggio, poi una vittoria e mezzo, giusto? Pareggio 1-1, poi vittoria 1-0 e poi adesso pareggio 3-3. Ci manca un po' di equilibrio per ora. Manca un po' di equilibrio, oggi avete preso 3 gol, cosa non c'era, non c'era mai successo, però secondo me noi siamo una squadra che difende bene, dobbiamo puntare a ripartire. Oggi abbiamo tante occasioni rispetto alle altre partite, ma diciamo siamo stati poco lucidi io in primis, perché comunque la condizione attuale richiede un bel sacrificio per fare questa seconda punta a tutto campo per il capitano Bovier. Però per lui per lui fino in capo al mondo. Forza Imt. Grazie Nonno, in bocca al lupo e complimenti. Parliamo invece col Cole, ci aveva promesso una intervista divertente, a prescindere da come sia andata. Sì, in realtà avevamo previsto o una vittoria o una sconfitta, invece un pareggio. Quindi divertente lo stesso. Sì, abbiamo, secondo me siamo stati molto bravi oggi, abbiamo fatto qualche errore individuale, poi la posizione di Nonno ad un certo punto ci ha messo un po' in difficoltà e non ci ha fatto trovare le posizioni e quindi abbiamo concesso qualcosina in più, siamo stati un po' poco lucidi e poco fortunati in alcune decisioni. Per quanto riguarda la cosa diciamo divertente, ma anche che fa ridere, ma fa anche riflettere, è che l'altra volta Cuccaro diceva che noi in campionato stavamo perdendo dal 30 ottobre, no? E quindi si dice in genere che dalle sconfitte si cresce, si matura. Noi abbiamo un po' la sindrome di Peter Pan, no? Stiamo cercando di lasciare l'isola che non c'è. Vediamo se oggi di metà abbiamo cominciato a mettere questa metafora di Valeria. Sì, sì. Allora, okay. Un saluto al Boccione,
che non ti vedo da un sacco di tempo, ma sei sempre nel mio cuore. Questa metafora di Cole, molto più bella della metafora che hai avuto in mezzo al campo per la tra l'altro ragazzi. Una delle cose più belle del match, il duello Cole-Bovier, un duello veramente molto maschio. Diciamo, molto maschio, ma anche poco tutelato, diciamo così. Grazie Cole, in bocca al lupo per il proseguo. Aggiungiamo un attimo Frank, per non è la chiusura, perché si sta giocando sempre Wimbledon. Anto, ti volevo chiedere un saluto. E solo oggi ce ne sono stati tre. Ce ne sono stati tre. Camera, avanti. Un saluto alla SL Camp. Vieni pure tu, dai. Aspetta, sta tutta sudata, quindi vale doppio. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.